lontano. Ma che già partito, dai, dai, è già partito, Verdi. Vedi, lo becchiamo ben dopo. Io non vanno spiegato, sono pazzi quelli di, ma io me la prendo con calma. Fortuna che te la prendi con calma. Tanto sulla striscione ci sei già tu. C'è ancora 2 ore di gara, ragazzi. È lunga, lunga. Ciao Fredo, bravo, bravo. 102. Dai Gianni, dai, dai, sono poco avanti, 3-4 minuti. Oddio. Oddio, quanto è lei? Dietro non so. Zarantonello, quanto indietro è a lui? Non tanto comunque. Ma sa caldo. Vai, vai, magna, magna, che è lunga. Ciao, ciao. Ciao. Bravo! Vai, bravo! Tutta discesa adesso? È ancora un po' in salita. 100 metri di dislivello giù, 100 su e poi giù fino in paese. Allora, vedi. Te, brodo. Te. Forza, bravo! Bravo! Alfredo Corsini vince la Cespalonga delle Marmarole 2013, Brescia sul tetto delle Marmarole. Alfredo Corsini, unico, senza avversari, l'attimo Pornoni ci ha provato, ma Alfredo Corsini, primo al traguardo, non ha lasciato scampo agli altri. Quattro chilometri.
2600 metri di dislivello, direttamente da Brescia, Alfredo Corsini. C'è andata. Quest'anno è stata dura. La prima salita ero terzo, mi hanno fatto un'andatura molto veloce. Io ho detto vado col mio passo, perché sapevo che c'era ancora una salita di 1000 metri e sapevo che la differenza si faceva lì. Dopo in discesa li ho raggiunti, dopo mi sono fatto un bel ristoro lì al Caravaggio, mi sono riposato un attimo perché ho detto qua c'è ancora 1000 metri, è dura. E dopo ho iniziato a dare tutto e gli ho fatto la differenza. Dopo sono stato sfortunato qua alla fine che ho rotto la scarpa, il perno, ho dovuto fare gli ultimi chilometro e mezzo con una ciaspola in mano e ho fatto un po' fatica, comunque sono bello stanco. Daniele Ferrari, il torinese! Daniele Ferrari, secondo! E bravo Ferrari! Pensavo, mi sentivo molto bene, ho cercato di forzare un po', sono passato in testa la prima salita, però poi ho visto che al fondo della discesa mi aveva già recuperato, dunque meglio di così non poteva andare. È andata benissimo il Piemonte in terra bellunese, secondo Daniele Forloni, grande! Roberta Lorenzi! Gara assolutamente e tatticamente ineccepibile,